Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'anno santo, a cura di Alessandro Di Medio. Inferno. Può sembrare strano e stridente che tra le parole della misericordia ci sia la parola inferno. Questo senso di estraneità è dovuto alla concezione che di solito abbiamo dell'aldilà, per la quale tendiamo a vedere il paradiso e l'inferno come le destinazioni ambientali in cui Dio ci spedirebbe dopo la morte, in base al conseguimento o meno di un determinato punteggio meritorio. L'errore a riguardo della vita eterna è in fondo ritenere che uno vada a finire in un luogo altro da sé, e dunque in un luogo che in teoria potrebbe essere visto come estrinseco rispetto al cammino di chi ci va, quasi che si potesse capitare in cielo o all'inferno. In realtà l'eternità è il frutto del tempo, e nel giudizio di Dio fiorisce e si manifesta la pienezza di quella storia che è ogni uomo mentre vive, pienezza di amore o del suo contrario, pienezza di quanto può anche essere rimasto implicito o anonimo sulla terra, ma che è infallibilmente svelato dalla morte. Pertanto l'inferno è la piena ed eterna espressione di un'esistenza che si è costruita nel tempo contro l'amore, contro Dio, e incredibilmente Dio permette che ciò possa darsi. Chesterton diceva che anche le anime dei dannati negli affreschi andrebbero raffigurate con l'aureola della loro libertà. La misericordia di Dio significa, verso i dannati, che egli fa spazio alla possibilità di esistenze a lui opposte, sebbene ciò contrasti con il suo piano salvifico e con la sua gloria. Potremmo quindi tradurre in questo contesto misericordia con farsi misero il cuore, pur di non cancellare esistenze da lui volute e amate, pur di non ledere quelle libertà da lui fatte sgorgare, Dio accetta di vivere la povertà di chi non avrà con sé e per sé alcuni di quelli che ha pure creato e per i quali ha fatto morire suo figlio. Dio, che nel principio fece spazio in sé al nulla per creare da questo nulla a lui totalmente contrario tutte le cose, continua a fare spazio in sé al nulla delle esistenze a lui contrarie. E quanto a uno sguardo banale potrebbe sembrare il suo fallimento, e cioè la perdizione di qualcuno, è invece su un piano più alto e misterioso, come sempre è misteriosa la grazia, l'ennesima vittoria della sua infinita misericordia verso gli uomini. Anche nei dannati egli è glorificato, perché essi attestano, pur non volendolo, la sua infinita liberalità, e la fiamma che li tormenta non è altro che la fiamma di questo eterno amore contro cui essi perennemente lottano, ma che non può smettere di volerli dentro di sé.